Bentornati su SIT One Studio a London, guys. Bentornato Londra, bentornata Italia, bentornato mondo. Bentornati, bentornati, bentornati in mezzo a noi, ragazzi. Quindi questa sera partiamo con un argomento meraviglioso. Mi sto strusciando le manine perché penso che tanti dei nostri follower ci hanno già intuito. Insomma, questa sera andiamo subito, però, senza perdere tempo, andiamo a cercare subito la nostra Francesca da Torino, vediamo se è in collegamento con noi, andiamo a vedere, ci lanciamo così ragazzi, benissimo. Buonasera, Ivano. Buonasera Francesca, buonasera, bentornata su SIT One Studio a London. Good evening, everyone. Good evening to you, good evening to you. Allora, Francesca, come io ho appena spolverato, tra virgolette, perché ho fatto intuire di cosa stiamo parlando questa sera, quindi adesso con te andiamo a approfondire questo argomento. Signori e signori, questa sera parliamo di iOS 18. Sì, è tra noi finalmente, è arrivato dopo un lungo tempo d'attesa, abbiamo tantissime cose da spolverare, da farvi capire cosa sta succedendo. Quindi andiamo subito dalla nostra Francesca e sentiamo cosa ci dice. Si sa qualcosa di iOS 18 2024? Infatti, iOS 18 e iPad 18 sono ufficiali, Eh perché sì. Ivano, la Apple ha Eh sì. annunciato le nuove versioni dei sistemi operativi nel corso di un keynote Sì, di a Alchino. Cupertino nel Esatto, copertina. 2024. Bravo. Cupertino, per chi non lo sa, è in California, Esatto, USA. Ci sono delle novità abbastanza importanti che forse anche tu conosci. Vado. vai, 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 vai. Io di novità ne sono tantissime. Comunque, andiamo, andiamo, Francesca, andiamo insieme. Andiamo a Allora, vedere. ti anticipo che Vai. iPhone e iPad si aggiornano integrando funzionalità nuove basata sull'intelligenza artificiale, mentre iPad OS debutta finalmente la calcolatrice. Allora, prima di vedere tutte le novità, è importante dire che il debutto dell'intelligenza artificiale si integra con l'App Intelligence, infatti Esatto. combina la potenza dei modelli generativi con il contesto personale per fornire, diciamo, informazioni utili e pertinenti. In È pratica. integrato sfruttando la potenza di Apple Silicon per la comprensione di testo e immagini. Esatto, in pratica di cosa stiamo parlando? Dell'intelligenza artificiale, per chi non l'avesse ancora capito. Quindi la Apple è uscita con Per la sua chi non lo intelligenza sa, artificiale. AI. Esatto, AI. Quindi la Apple finalmente ha adottato e messo sui suoi dispositivi l'intelligenza sua artificiale. Quindi non è l'intelligenza del ChatGPT e gli altri. Sì, comunque ragazzi, teniamoci conto che sono sempre tutte collegate, bene o male. Sono tutte collegate. Quindi, però lei è uscita con un suo, con il suo, con la sua intelligenza artificiale. Ma La non stessa solo, cosa ha ma non fatto la solo. Samsung, Ivano, con Bravo. Samsung S24 Sì, Galaxy, ha fatto la stessa cosa dell'Apple. esatto, sì. Ma più o meno tutte i brand delle, diciamo, case produttrici dei cellulari hanno adottato tutti questa linea, quindi. Ed è intelligente come cosa, va bene, quando è una cosa che si vede che funziona bisogna usarla, bisogna andare su quella linea lì, ragazzi, io la vedo in questa maniera qua. Poi, niente, andiamo a vedere un attimino Francesca, cosa c'ha di nuovo poi che Ci tutti non sono diverse sanno? cose, dalla Bra personalizzazione alla privacy, ai brava, messaggi, brava, all'email. Se brava. vogliamo parlare della prima innovazione, parliamo della schermata home, Sì? che è ancora più personalizzabile, perché permette ad un utente di aggiungere app e widget in qualsiasi area libera della schermata, Ivano. Poi, nella Esatto, ragazzi. modalità scura, sai cosa succede? Le Sì, icone dark. cambiano colore Che automaticamente figata. ed è pure possibile selezionare Bellissimo. il colore manualmente. Bellissimo.
Bellissimo. Già soltanto questo mi emoziona, ragazzi. Già soltanto questo mi agito. Il Control Center, Ivano, è stato riprogettato con la nuova Controls Gallery. Le icone possono, pensa, essere ingrandite o rimpicciolite a seconda delle proprie necessità e raggruppate insieme secondo le abitudini. Esatto. È possibile aggiungere inoltre nuovi controlli dalle app di terze parti supportate. Per la prima volta, pensa, anche i controlli in fondo alla schermata di blocco possono essere personalizzati. E vedi, vabbè, già tutte queste piccole cose che fanno paura, gasano una marea. Comunque, tornando a noi, Francesca, ti volevo fare una domanda, perché poi alla fine comunque, sì, l'attesa, intelligenza artificiale, cambiano tantissime cose, dai messaggi. Parlaci un po' dei messaggi, cosa abbiamo di nuovo sui messaggi, Francesca? Ma guarda, Ivano, con i messaggi c'è l'introduzione di tapbacks. Esatto. È possibile praticamente reagire con icone, emoji o sticker, e sticker, sì, a qualsiasi messaggio ricevuto. Esatto. Quindi debuttano la funzione di invio programmato dei messaggi. Sì. Poi la possibilità di aggiungere testo in corsivo, grassetto, sì, e sì, sottolineato, gli effetti del testo e delle emoji e i messaggi via satellite con crittografia end to end, come c'è su WhatsApp. Yes, come da iPhone WhatsApp. 14. Finalmente sì, l'app messaggi supporta lo standard RCS. Certo. Allora, niente, poi di novità, poi alla fine su... Ma ce ne sono ancora da introdurre, la mail. Ad esempio, debutta una nuova organizzazione delle mail. Primary mostra le mail più importanti. Le altre categorie vanno sono transaction, updates, certo, e promotions. Certo. Sì. Ora praticamente è possibile anche riunire tutte le mail inviate da un determinato business in un unico posto. Esatto, vabbè, le cartelle ce le avevamo anche prima, però lì è proprio una cosa schematica, ragazzi, quindi è fotonico. Ad esempio, Primary raggruppa mail personali e urgenti. Bene, bene. Updates, notizie e notifiche dai social. Yeah. Promotions, pubblicità e coupon. Pronto, mi senti? Sei andata via di voce, mi sa. Sì, sì. Ah, ok. Sì, sì, ti sento. Ok. Come personalizzazione? Cosa alla fine si può personalizzare tutto poi? Quasi tutto. Quasi tutto. Abbiamo già parlato della personalizzazione, sì, Ivano, della schermata, sì, home, della modalità scura, che le icone, sì, cambiano colore, abbiamo già parlato prima. Sì, no, proprio anche sui messaggi, cioè si possono personalizzare, andare a tutti i vari settori, li possiamo andare a calcolare come vogliamo noi, fare come vogliamo noi, mettere come vogliamo noi, ta, 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 ta. È fantastico, iOS 18 oppure iOS 18, come si dice qua in Inghilterra o negli USA, è qualcosa di rivoluzionario, specialmente se stiamo parlando di Apple, qualcosa che proprio sta andando avanti. Ci sono ancora altre cose importanti, Ivano, tipo Safari, il motore di ricerca. Vai, te ne lascio parlare, raccontaci cosa sai, vai. Allora, attraverso Highlights, sì, è possibile trovare informazioni sulla rete in un modo ancora più veloce. Certo. Grazie al machine learning, Safari evidenzia le informazioni principali, vanno, di una pagina, ad esempio, uh-huh, ed è in grado di fare un riassunto di un articolo. Pensate da solo. La modalità lettura è stata ridisegnata per leggere senza distrazioni. Vedi, cioè, sono dietro gli ingegneri comunque, ragazzi, per calcolare determinate cose, proprio pensano come pensano le persone, poi mettono in pratica tanta roba, ragazzi, tanta roba. Novità anche sulle mappe. Sì, l'ho visto, ho visto anche un piccolo video, mi piace, sta,
sta andando bene la Apple comunque, ragazzi, si sta Vengono evolvendo, introdotte nuove eh. Sì. mappe topografiche dei Sì. parchi nazionali USA, accessibili vanno anche offline e con navigazione turn by turn. Tanta roba offline, tanta roba, bene. Tanta robissima, guys. Ma debuttano anche nel gaming. So che c'è qualcosa che sta sotto. Game Eh mode, sì, il debutta game su mode. iPhone, sì. Esatto, il game mode, il famoso game mode. E io non so se mi si sente bene la voce, ragazzi, ma non so se mi si Ti sentite sento bene, bene. sì. Sì. Sì, anche sul gaming stanno evolvendo un pochino. La Apple si sta un po'. Oh, raga, comunque teniamoci conto che il gaming, sì, la Apple c'ha dei bei giochi, quello che vuoi, però il gaming vero si fa col PC, eh? Non si fa con un Apple. Poi, oh, se vuoi farlo con l'Apple, puoi farlo anche con l'Apple, ma non hai il risultato che hai comunque con altri dispositivi. Comunque, tornando a questo meraviglioso discorso di iOS 18, le novità, migliore esperienza d'uso, sì, anche con l'iPad, questo l'hai appena già accennato, se non sbaglio, Francesca, giusto? Sì, e però c'è ancora Esatto. da dire una cosa, Ivano. Su Dimmi. iOS l'app foto rappresenta una delle novità più consistenti. Ora L'app foto. l'app è molto più semplice da navigare. Le Certo. foto sono più facili da trovare. La visualizzazione ora è singola. Nella parte bassa dello schermo, Sì. anni e mesi aiutano a trovare rapidamente gli scatti e c'è tanta AI con Quello ce l'ho. collection. Quello c'era anche prima, ma però con le AI è più, cioè, è tutto accelerato. Suddivide le foto per tema. L'ordine può essere scelto dall'utente. Sì. Io per esempio sul mio iPhone 11, il mio iPhone 18, ragazzi, quindi il mio iPhone vecchio, che comunque funziona bene, lo sto usando fantastico, a breve comunque poi le app non gireranno più, comunque rimarrà un pezzo storico, o lo si dà indietro alla Apple oppure comunque uno poi valuta su cosa fare. Se comprare quello nuovo o meno, io comprerò quello nuovo, comunque tornando al discorso che stavo appena facendo. Sì, è tanta roba, ragazzi. Sta volando, la Apple sta volando. Teniamo conto che iOS 18 è già uscito. Comunque, voi sui telefoni ce l'avete già, raga. Non so se ne siete accorti. Tante persone non se ne accorgono. Dura che non se ne accorgi perché vedi completamente cambiato tutta l'interfaccia. Comunque, ci sono persone che non fanno tanto caso a queste cose, mettiamola così, e era noi nostro dovere informarle. Quindi, Francesca, cosa ci sai dire altro su E parliamo un attimo anche iOS delle 18? novità dell'iPad. Sì, Novità. diamo una spolverata sull'iPad, guarda, mi piace. Allora, la novità più importante è la calcolatrice, Sì, che ce l'abbiamo debutta detta prima. finalmente con Math Notes. Sì, Gli l'abbiamo utenti detto anche prima. possono Sì. digitare o scrivere, pensa, equazioni e vederle Sì. risolte all'istante. È Bene, anche bene. possibile aggiungere grafici e più equazioni allo stesso grafico. Math Notes sono accessibili nell'app Note, Ok. nella nuova cartella Math Notes. Poi c'è un'altra funzione nuova, la Smart Scripts. Questa Ok. funzione sfrutta la potenza di Apple Pencil per rendere gli appunti scritti più facili da leggere. Ma Il testo anche è lì un scritto a mano iPad. con la propria Io. grafia, può essere modificato. Nell'app Note l'utente può organizzare i contenuti delle note racchiudendo le sezioni sottotitoli e sottotitoli. Le Certo. informazioni principali possono invece essere evidenziate con cinque colori diversi. Vabbè, guys. Naturalmente anche qui abbiamo la personalizzazione come iOS. Sì. Migliora la schermata home, centro di controllo, i widget e le icone possono Widget. essere posizionati liberamente come ti avevo spiegato prima, oltre che personalizzati facendoli apparire chiari, scuri o colorati. Esatto. Uno poi li colora come vuole. Comunque, novità anche sugli iPad.
quindi non soltanto sugli iPhone ma anche sugli iPad, giusto Francesca? Esatto, la funzione più importante è la calcolatrice. Sì, perché mancava, quindi la Apple ha voluto aggiungere anche queste piccole piccolezze. Però piccolezza in cavolo, perché comunque che mi manca e la calcolatrice. Tornando un attimino sulle utilità e quello che ti serve tutti i giorni, a me se mi serve la calcolatrice, cioè la calcolatrice ci serve a tutti. Non è un discorso che uno sa più matematica di quell'altro o meno, ma la calcolatrice ci serve, cioè per lavorare come fai, cioè un ingegnere come fa questa calcolatrice se spara. Ma qua comunque dice che possono digitare o scrivere equazioni, ma le equazioni sono operazioni scolastiche. Guarda che lo fai direttamente, te lo fa anche l'intelligenza artificiale, basta che schiacci il tastino REC, parli e l'intelligenza ti dice quello che vuoi sapere. Oggi come oggi è diverso, cioè ragazzi, con queste ultime intelligenze artificiali che stanno uscendo, questa qua dalla Apple, che è qualcosa di alto livello. Lo vedremo, vediamo com'è. Io lo sto già iniziando a usare, vedo che mi piace, gira bene sull'11 ancora, quindi va bene. E mi piace, sono veramente contento del lavoro che hanno fatto gli ingegneri della Apple, onestamente. Francesca, allora, cosa abbiamo ancora? Ma niente di importante, abbiamo ancora qualcosa sull'app Password in iOS e la nuova app che si basa sulla storica funzione portachiavi, sì, e consente di accedere alle password e passkey di reti. Quello è importantissimo. I codici di verifica. Quello è importantissimo, è una cosa che comunque è importante. Nient'altro, Francesca, mi sembra che abbiamo detto tutto veloce, tanto abbiamo fatto una cosa spolverata. Abbiamo ancora il diario, in diario arriva una nuova vista di approfondimento, ecco. Inediti opzioni per cercare e ordinare i contenuti, il nuovo widget. Bene. Praticamente Ivano fornisce rapido accesso all'app dalla schermata, sì, home o di, sì, blocco. Bene, quindi non ci sono altre novità. Ok, quindi Francesca, tornando veloce al discorso di Siri cambia qualcosa con l'intelligenza artificiale che te sai? No, Siri non rimane so, quella. Non ho informazioni al riguardo. Diciamo che lavora insieme, poi sono riusciti a collegare, no? La tua assistente, ok, con l'intelligenza artificiale, quella che hai spiegato questa sera a tutti noi, quindi. Bene Francesca, ragazzi, per ora è tutto, abbiamo dato una spolverata veloce perché è uscito 3 settimane fa, quindi iOS 18, esatto, all'inizio di giugno, California. Sì, quindi va bene, bella, mi piace come stanno lavorando giù alla Apple, gli ultimi progetti che c'hanno, è tanta roba. Guardato, io invece sono un cliente Samsung, affezionata ai Samsung. Lo sappiamo, ce l'hanno detto la regia, ci hanno già accennato tutto che ti sei una fanatica della Samsung. Quindi. Va bene, comunque. Fanatica no, ho scoperto il Samsung S23 Ultra che funziona benissimo. Sì, benina, è una bomba. Tanto le foto che è fa quel bomba. Telefono. Hai detto bene, una bomba. Tanto che le foto che fa quel telefono, mi basta quello. Quindi niente, Francesca, allora noi ci sentiamo alla prossima. Grazie Ivano. Grazie a te di esserci stata con noi in questo piccolo angolo di sera che proviamo tutte le volte, ragazzi, a fare live, ma poi ci sono problemi con l'audio, quindi proviamo a è un angolo tecnico per i nostri ascoltatori. Esatto. Bene, Francesca, grazie ancora. E noi, Francesca, ci sentiamo, ti aggiorniamo poi sui prossimi topic che ci abbiamo da fare. Va bene? E alla prossima, grazie ancora e good night. Ciao Francesca, grazie ancora. Hi. Bene ragazzi, bene. Quindi la nostra Francesca è stata proprio alla grande. Comunque la ringraziamo ancora, grazie ancora Francesca per il lavoro che fai. Sei unica, senza di te saremmo persi. E niente ragazzi, noi
ci vediamo alla prossima. Io con questa chiudo e se no qua mi uccidono, mi tirano dietro di tutto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dovremo fare un altro video a breve, io penso verso sabato, domenica, forse dovremo esserci. E nient'altro. Ragazzi, per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao.